Centro Corbaglia, fisioterapia, riabilitazione e la nuova piscina riabilitativa per il vostro recupero funzionale. Centro Corbaglia a Casarano. Per info 339 8327 122. Visitate la nostra pagina Facebook e il sito corbagliariabilitazione.com. Amici sportivi, tifosi, appassionati del campionato di eccellenza, buon pomeriggio dallo stadio Fausto Coppi in Ruvo di Puglia. Il più cordiale buon pomeriggio vi giunge da Domenico Brandonisio. Siete in diretta, siete collegati su Antenna Sud Eventi, canale 174 del digitale terrestre. Siamo qui per raccontarvi una delle gare di cartello della 12ª giornata del campionato di eccellenza Puglia, trofeo Caffè Fadi. Si affrontano tra di loro il Corato, capolista, quota 25 punti, e dall'altra parte c'è invece l'Ugento, sesto in classifica, a quota 18 punti. Le squadre a breve effettueranno il loro ingresso in campo, potete notare anche gli spalti, la tribuna dello stadio Fausto Coppi di Ruvo molto gremita, l'entusiasmo è palpabile nonostante il tempo sia, le condizioni meteorologiche siano particolarmente avverse, potete notarlo, la pioggia ed il cielo nuvoloso si alternano questo pomeriggio, ma si spera ci possa vivere ugualmente un pomeriggio di sport, un pomeriggio all'insegna dello sport e soprattutto che possa vincere e trionfare la squadra che esprimerà il calcio migliore. Una sfida frizzante che vede contrapposti una delle squadre, ovvero quella neloverde, che punta assolutamente a vincere il campionato dopo la delusione dell'anno scorso, trascinata soprattutto dalle reti di Falconieri, che è il cannoniere del club con 8 reti, e poi dall'altra parte c'è un Ugento sorprendente che ha effettuato una vera e propria scalata grazie al mister Mimmo Oliva. Ha vinto 2 campionati negli ultimi 3 anni ed vuole riscattare gli ultimi 2 KO di fila rimediati contro Audace Barletta e Trani, altre 2 squadre che puntano a far bene. Audace Barletta che quest'oggi sfiderà in un derby inedito cittadino il Barletta 1922, squadra storica, espressione della città del Colosso, della città di Eraclio. E poi abbiamo detto, procediamo con la lettura delle formazioni ufficiali. Per dovere di ospitalità partiamo dall'Ugento. Ugento che scenderà in campo con il 4-4-2, quindi piccola variazione rispetto al solito, non più 4-3-1-2 per i salentini. In porta c'è Esposito, linea difensiva con Signore, Martinez, Pasca e Palumbo. A centrocampo i due solidoro, Sansò e Maiolo. In attacco invece la coppia formata da Ponzo e Pardo. Squadra che vince non si cambia invece per il Corato, che scende in campo con il 3-4-3. In porta c'è Addario, l'ex Fidelisandria, linea difensiva formata da Camasta, Santoro e Vergori. Al centrocampo Lezzi, Ingom, Vice, Domini, Turai. Il tridente d'attacco invece formato da Quarta, Falconieri e Agodirin. E riepiloghiamo brevemente anche quelli che sono gli altri incontri in programma in questo 12º turno del campionato di eccellenza. C'è il derby, come avevamo detto, tra Audace Barletta e Barletta, si gioca al Manzi Chiapulin, altra diretta questa sul canale 90 Antenna Sud Live Teleonda. Poi Gallipoli Molfetta, San Marco San Severo, Ortanova Otranto, Trani Vieste e Martina Fortis Altamura. Ricordiamo però si è già disputato un anticipo ieri, l'Unione Calcio Bisceglie e la Deghi non sono andati oltre il 2-2. Per una classifica che vede il Corato a capolista, quota 25 punti, seguito dall'Audace Barletta, quota 24, Molfetta quota 22, Martina quota 21, Trani a quota 20.
Mugento appena fuori dalla zona playoff che dista appena due lunghezze con 18 punti. Otranto e Forti Sant'Amura quota 14, Gallipoli e Deghi a quota 13, Barletta 12, Vieste, Unione Calcio Bisceglie e San Marco quota 11, Ortanova quota 10 e poi chiude il fanarino di coda San Severo. Ed eccole qui le squadre che stanno effettuando il loro ingresso in campo. Casacca tradizionale nero-verde per il Corato. Lugento invece in maglia bianca, pantaloncini neri con bordi giallorossi, giallorosso che è il colore ufficiale, il colore sociale della compagine salentina. Sicuramente però anche Lugento vanta elementi importanti e soprattutto interessanti come Pardo, attaccante classe 2000, ex Atletico Madrid e Mallorca, pensate, oltre che Martinez che addirittura può vantare un illustrissimo passato con il River Plate e il Los Andes, senza parlare degli argentini Paladino e Sciacca. Sciacca peraltro che è stato già visto all'opera con l'Atletico Viese, senza dimenticare naturalmente Sansò che è stato per 5 anni a Gallipoli anche in Serie D, giocatore che dalla sua una buona esperienza, un classe 97. Allenatori importanti per la categoria: Mimmo Oliva che è stato tra i principali protagonisti della Gento dalla prima categoria alla Premier League pugliese, Oliva che è stato anche nell'Under 18 dell'Italia, ha giocato con calciatori del calibro di Flacchi e Del Piero, dunque una carriera da calciatore di tutto rispetto, oltre che diverse Serie C con squadre blasonate come Casarano, Catanzaro e Sora. Dall'altro lato c'è mister Di Domenico, classe 76, ex calciatore del Corato tra l'altro, ma che ha allenato anche la Beretti del Matera ed il San Severo. Quasi tutto pronto qui intanto allo stadio Fausto Coppi di Ruvo di Puglia per il fischio d'inizio. Fischio d'inizio che sarà dato dall'arbitro Tropiano della sessione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Spagnolo di Lecce e Fiore di Barletta. Consulta i propri guardalini il direttore di gara Tropiano, a breve decreterà l'inizio delle ostilità tra Ugento e Corato. Corato che attaccherà da destra verso sinistra, Lugento invece dal lato opposto. Ed eccolo qui che arriva il fischio d'inizio proprio in questo istante. Ricordiamo brevemente anche le panchine delle due squadre a disposizione di mister Oliva: Pino, Indino, Magagnino, Castri, Corciuolo, Sciacca, Regnier, Musca e Paladino. Per quanto riguarda invece il Corato, Fortunato guida Maselli, Quacquarelli, D'Arcante, Caputo, Olibardi, Di Federico e Leonetti. Subito pressing intanto da parte del Corato con Falconieri che prova ad avvinghiarsi sul pallone. Iniziativa però frenata. Corato che quest'oggi deve fare a meno di De Vivo e di Bari, entrambi infortunati. Invece nell'Ugento sembrava non fosse disponibile Regnier, che invece troviamo comunque in distinta, ed è rientrato, tornato a disposizione Maiolo. E allora adesso la formazione salentina che ha il possesso del pallone proprio con Maiolo, lo perde e allora prova a ripartire il Corato con Falconieri, si combatte nella metà campo della formazione coratina. Adesso c'è Signore, palla in avanti, guadagna metri di campo la formazione ospite che potrà usufruire di una rimessa laterale. Proprio Signore va a recuperare il pallone. Si gioca da 1:30. Lo ricordiamo, il Corato non gioca al campo comunale nella propria città, ma quest'anno disputerà le sue partite interne a Ruvo di Puglia. Naturalmente si lavora affinché la situazione possa rientrare, se non in questo campionato, perlomeno nella prossima stagione. Possesso del pallone adesso per il Corato. Palla in avanti, azione, prova a ricevere la sfera Ago di Rin, poi alla fine il pallone si perde, lo recupera senza problemi Esposito, che è un portiere che dalla sua ha caratteristiche particolari, si è guadagnato la fama di pala rigori, ne ha parati diversi in carriera, soprattutto nell'ultimo periodo. Recupera adesso palla il Corato con quarta e poi con il numero 4 Vicedovini che viene messo giù da calcio di punizione
per la formazione neroverde, subito battuto. Proprio vice Domini adesso, che smista il pallone all'indietro, dove c'è Vergori. E poi attenzione, ancora la palla in avanti, c'è Falconieri, che però è braccato molto bene da Signore. Falconieri non trova Varchi, allora serve all'indietro di nuovo vice Domini, che ributta il pallone in mezzo. Fa però buona guardia la difesa a De Lucento, che si oppone a questi tentativi offensivi della formazione neroverde. Attenzione, qui perde palla la formazione di casa, recupera la sfera, allora solidoro per Lucento, palla all'indietro per Sansò, da questi poi per Maiolo, salgono le torri, adesso c'è Signore, la palla adesso ancora per Solidoro e poi Ngom riesce a liberarsi della sfera, duetta con Agodirin, ancora Ngom, palla all'indietro per Camasta e poi ancora vice Domini, ancora per adesso Camasta e poi Santoro, palla in avanti, prova ad agganciarla a Godirin, senza successo, poi alla fine si ci pensa Martinez a restituire il pallone ad Esposito. Gioco palla a terra da parte della formazione di Oliva, adesso però ha avuto qualche piccola incertezza proprio Martinez e allora rimessa laterale in favore del Corato con Santoro, subito battuta, scambia il pallone con un suo compagno. Poi palla all'indietro, ancora per Ngom, il cross nel cuore dell'area di rigore, tenta lo stacco di testa Falconieri, aggancia la sfera senza grosse difficoltà Esposito, ancora però la pressione del Corato si fa molto vibrante, poi Palumbo e sale l'incitamento da parte del pubblico di casa che continua ad entrare ancora sugli spalti, a fare il suo ingresso sugli spalti, grande curiosità attorno al Corato. Attenzione, ancora Ngom, perde il pallone, prova ad uscire dalla propria metà campo Lucento, che può partire in contropiede, prova a farlo proprio con Martinez. Martinez che adesso scarica il pallone, lo riceve ancora, attenzione Martinez, però il Corato rientra in tempo, poi Vergori e quindi Addario rilanciano il pallone in avanti, tenta la rincorsa verso il pallone a Godirin, poi però Palumbo si oppone con fermezza. 5 minuti di gioco e 20 secondi, messa laterale Lucento, recupera però subito palla il Corato, l'aggancia Falconieri adesso alla sfera, Falconieri però viene braccato molto bene da Sansò, alla fine il gioco viene interrotto, c'è un fallo ai danni di un calciatore del Lucento che è rimasto a terra. E il Corato, state notando, che cerca di dare un atteggiamento aggressivo a questa gara, tanto continua ancora a piovere. Lucento però si sta difendendo bene e cerca di ripartire nel modo migliore possibile. Adesso c'è Palumbo, anzi Signore, palla in avanti, ancora con il tacco molto buono quest'assist a cercare Maiolo. Siamo sulla sinistra, Maiolo tenta il cross che viene murato da Vergori. Rimessa laterale per Lucento con Signore. Si guarda intorno il numero 3 dei giallorossi. Ancora Signore, sempre per Maiolo, la sponda di testa a cercare Pardo. Ostacolati per i calciatori del Lucento dalle tante casacche neroverdi. Poi attenzione qui, attenzione, calcio di rigore, contatto giudicato falloso da parte di Ngom ai danni di un calciatore del Lucento, credo si tratti di Pardo, ma cerco di capire, calcio di rigore per Lucento, può esserci già la svolta in questa gara dopo 7 minuti. Ingenuità da parte di Ngom, occasionissima adesso per Lucento. Calcio di rigore dunque. Si attende il fischio dell'arbitro Tropiano. Fischio che arriva in questo istante. La rincorsa e la respinta. Rigore sbagliato da Sansò. Grande intervento da parte di Addario. Sansò aveva calciato comunque bene, ma è stato reattivo il portiere del Corato.
prima occasione della gara. E allora pericolo scampato, pericolato, occasionissima sprecata al contrario per Lugento. Calcio di rigore, lo ricordiamo, al settimo minuto. Calcio di rigore al settimo minuto, fallito da Sansò. C'è stata la pronta respinta da parte di Paride Addario. E adesso il possesso palla è tornato in favore del Corato. Vice Domini, subito il pallone per Falconieri, posizione irregolare, fuori gioco per la formazione nero-verde. Ed evidentemente quest'oggi Addario vuole sfidare il pararigori per eccellenza, che al contrario è Esposito per Lugento. Adesso Martinez, poi Pasca, anzi Pasca per Palumbo. Palla in avanti a cercare Solidoro, guadagna metri di campo Lugento. Lugento che comunque dopo il rigore sbagliato sembra aver preso coraggio. Formazione salentina adesso che si vede maggiormente nella metà campo del Corato. Ancora il pallone in mezzo, gioco interrotto, è rimasto a terra il numero 3 Santoro del Corato. Rimessa per il Corato, subito battuta con Vergori. Adesso inizia a tirare anche un po' di vento qui al Fausto Coppi e continua anche adesso, ci pioggia. Intanto Falconieri, poi ancora Golirin, la pressione, vorrebbero l'ultimo tocco i calciatori del Corato, però le proteste rientrano subito e infatti c'è rimessa dal fondo per Lugento di Oliva. Decimo minuto di gioco scoccato in questo istante, sempre 0-0, ma occasionissima per Lugento che è andata ad un passo dal vantaggio con un calcio di rigore sbagliato da Sansò. Riceve palla, attenzione, contropiede da parte del Lugento, buona l'incursione credo di Pardo che viene fermato sul più bello. Chiusura tempestiva da parte dei centrali difensivi del Corato. Anzi no, dovrebbe essere stato Ponzo, è stato Ponzo che ha tentato la ripartenza, un ottimo assist gli era stato servito, poi tentativo è stato fermato proprio all'ultimo. Chiusura last minute da parte dei calciatori del Corato, però Lugento non molla, è ancora in possesso del pallone, prova a sfondare sulla sinistra con Signore, tenta il cross in aria, poi c'è la deviazione. Dovrebbe essere calcio d'angolo e invece no, anzi rimessa laterale, palla che è rimasta lì vicino, ma no, rimessa laterale, dunque sempre in possesso palla per Lugento. Lancio lungo nel cuore dell'area di rigore in mezzo alle casacche neroverdi, poi Vergoli spazza, recupera però subito la sfera a Palumbo, la rilancia in aria, palla troppo lunga, attenzione, un cross ingannevole, poi Addario in due tempi blocca. Adesso Vice Domini intercetta la sfera, intanto dà le indicazioni Vergoli, si guarda intorno il numero 4 del Corato. Adesso la palla è per Camasta che serve subito Santoro, ancora Camasta all'indietro per Vergoli dall'altra parte del campo, giro palla da parte della formazione di Domenico, il pallone in avanti, attenzione, spazza la sfera di testa, attenzione, non è finita, poi Agolin, il pallone in mezzo, c'era fuori gioco, aveva spazzato la sfera per Lugento Martinez. Rimessa dal fondo, dunque sempre in favore del Lugento. Adesso ancora Martinez, altra parte del campo dove c'è Pasca, lancio in avanti lungo a cercare Ponzo, troppo lungo per lui, allora ne approfitta Vergori, ancora per
Santoro e poi Ngom, Camasta. Ci dà della palla il Corato, ancora per Turai, palla in avanti dall'altra parte del campo dove c'è Falconieri, poi con il tacco è ottimo il disimpegno da parte di Pasca per Lugento. Poi attenzione, palla che adesso schizza da una parte all'altra del campo, intanto è aumentata notevolmente la pioggia qui a Corato, anzi a Ruvo. Gente che cerca di ripararsi come può. Camasta. Adesso per ancora Vicedomini e poi Ngom. Palla in avanti a cercare a Godirin, la sponda di testa è buona per il numero 7 Cristian Quarta, in mezzo a due, poi perde la sfera Alex Brindisi e prova a rirecuperarla ancora. Alla fine è Lugento che riesce a farla sua. Prova a giocare a calcio la formazione di Oliva, nonostante un campo che via via sta diventando sempre più pesante. E poi Pardo prova a servire di testa un suo compagno, tentativo che non riesce. Difende però ancora la palla Lugento, ora per Palumbo, palla indietro per Martinez, prova a servire in avanti il numero 4 Maiolo. Maiolo poi Pasca, l'altra parte del campo dove c'è Signore. E poi c'è Ponzo che prova a puntare l'uomo, siamo sulla sinistra, entra in area di rigore ancora Lugento e poi Benzangom a spazzare via la palla, pericolo scampato per il Corato che prova a ripartire con Quarta. Agodidin tenta lo scambio di prima, non riesce, recupera allora la sfera Lugento con Maiolo che viene messo giù, l'arbitro però fa proseguire, forse c'erano gli estremi per fermare il gioco. Tutto regolare però, dice l'arbitro, e allora prova ad approfittarne il Corato, ancora con Ngom, palla poi che viene recuperata da Lezzi. Vicedomini, lo scambio ancora con Lezzi, ancora Vicedomini, controllo instabile, rimessa laterale Corato, sale l'incitamento del pubblico di casa nel frattempo. Poi difende ancora la sfera, formazione neroverde che prova a cambiare il trama di gioco tagliando il campo in due, tentativo che non riesce. Adesso Ngom, palla controllata da Falconieri, braccato da due uomini, finisce con perdere il pallone, lo recupera però subito Vicedomini, ancora per Falconieri, Vicedomini, duettano in maniera ravvicinata i due calciatori. Adesso Camasta, poi per Santoro, ancora Camasta, Vicedomini, palla in avanti, tenta l'inserimento Ngom, Esposito però blocca la sfera con una certa tranquillità. Adesso Esposito, rinvio lungo, palla subito in avanti, prova ad agganciarla Signore, senza grossi risultati. Ringrazio il Corato che batte la rimessa. Vicedomini, adesso ancora per Ngom, cambia tutto, ancora il pallone in aria di Falconieri che era stato ottimamente imbeccato, è stato ottimamente imbeccato da Ngom. Ultima deviazione però di un calciatore dell'Ugento, pertanto angolo per il Corato. Vanno a recuperare il pallone i calciatori neroverdi sul punto di battuta Quarta, vicino a lui Falconieri, anzi si alternano, è Quarta che si allontana, allora è Falconieri che dalla bandierina di sinistra tenterà il traversone, così è palla in mezzo, deviano però la sfera i calciatori dell'Ugento, provano a ripartire, nulla di fatto, e allora palla ancora in avanti da parte del Corato, il lancio però di Lezzi non ha buon esito. Prova a ripartire allora Lugento, Signore, Pasca, direttamente per Palumbo. Palumbo viene pressato, poi palla in avanti da parte di Sansò, recupera la sfera il Corato, Vicedomini, ancora per Camasta, si
guarda con calma il numero 6 nero verde, poi serve Santoro, Toro che viene puntato da Solidoro e poi con qualche difficoltà Dario riesce ad anticipare proprio il numero 10 giallo rosso. Palla in avanti adesso per Ngom, ancora dice Domini, aggancia a Falconieri la sfera, posizione regolare, ancora Falconieri riesce ad ottenere un rimpallo favorevole, il possesso palla resta in favore del Corato che batte la rimessa laterale. Santoro subito per Ngom, da questi per Vice Domini, sempre lui, ancora Santoro, Camasta, Vergori, tempo regge e poi fa solo la sfera, tenta il lancio in avanti a cercare Turei probabilmente, tentativo che viene ostacolato, cerca gli inserimenti Turei, palla in avanti di Vice Domini, intanto l'aggancia Cristian Quarta, punta il difensore avversario, Cristian Quarta se ne va sul fondo, il pallone in mezzo da parte di Quarta, l'inserimento di testa e c'è la rete da parte di Turei, il Corato sblocca la partita al minuto numero 18 e 55 secondi, cambia il punteggio al Fausto Coppi di Ruvo di Puglia, Corato 1, Ugento 0. Calciatore che si stava vedendo di meno in questo avvio di partita, Turei, numero 11, ha avuto, sta avendo sin qui il merito di sbloccare la gara, dunque assegnato il Corato che dopo il rigore sbagliato non solo è riuscito ad evitare il peggio, poi è riuscito a passare il vantaggio. Naturalmente adesso si attenderà la reazione dell'Ugento, Ugento che comunque nonostante il rigore sbagliato sicuramente non sta sfigurando, anzi. E dunque c'è il gol del Corato. Dunque gol Corato. Siamo al 20esimo. Sale l'entusiasmo qui comprensibilmente al Fausto Coppi di Ruvo. Vediamo adesso quale sarà la reazione del Gento che comunque sta facendo la sua partita. Rilancio di Addario, Rasoterra sbagliato, poi Maiolo non riesce a trattenere la sfera, quindi Vice Domini, palla all'indietro dove c'è Camasta, da questi per Santoro, Camasta, duettano i due, poi ancora Camasta all'indietro per Addario, tempo regge l'ex figlia di Sandra, poi serve Vergori, Vergori dall'altra parte del campo per Lezzi che tiene il pallone in campo, serve in avanti Falconieri, Falconieri che prova a liberarsi del di Pasca, non ci riesce, recupera la sfera Lugento e poi il Corato per passaggio sbagliato, Vice Domini, poi pallone troppo lungo per Quarta, alla fine mette il pallone fuori dal rettangolo di gioco, Palumbo, rimessa laterale per il Corato, va a recuperare la sfera con calma il numero 3 Santoro, palla all'indietro, ancora per Vice Domini, palla all'indietro dove c'è Vergori che tenta il lungo lancio in avanti a cercare Quarta, attenzione dubbio sull'ultimo tocco, anzi no, c'era addirittura fuori gioco, quindi niente da fare per i neroverdi in qualunque caso. Si può sicuramente dire che in questi 20 minuti, i primi 20 minuti, comunque no, le emozioni non sono mancate, lo ricordiamo per chi si fosse collegato soltanto ora, un rigore sbagliato dall'Ugento con Sansò e poi il gol al 18esimo con Turei, ottimo il suo inserimento di testa dal cross effettuato dalla sinistra da Quarta. Spazza la sfera in avanti intanto Martinez, poi il pallone ancora scaricato all'indietro per Maiolo che tenta la conclusione a sorpresa, palla che termina di poco a lato,
interessante, coraggiosa reazione dell'Ugento. Ci ha provato con Maiolo. Minuto numero 23, rimessa laterale Corato, Gom, palla in avanti, poi ancora la spazza Maiolo, riconsegna il possesso palla alla formazione padrona di casa. Corato che, lo ricordiamo, reduce da 7 risultati utili consecutivi, non perde dalla quinta, anzi dalla quarta giornata contro il San Marco. Ancora Martinez per Pasca. Palla ancora per Martinez, lo scambio è buono. Poi Palumbo prova a far salire i suoi, il numero 2. Deve però fare i conti con Ngom, che non lo fa passare. Rimessa laterale Corato. Vergori, vice Domini, palla all'indietro, adesso la riceve Vergori e poi Camasta, quindi Santoro, ancora per Camasta e poi ancora Vergori, giro palla del Corato, passaggio sbagliato, prova ad approfittarne allora Ponzo, pallone che si riperde però. Lo recupera nuovamente il Corato, attenzione, brutto fallo commesso ai danni del numero 9 Agodirin, viene ammonito calciatore dell'Ugento. E dunque ammonito per l'Ugento, se non abbiamo visto male, il numero 6 Martinez. Dunque, pertanto, punizione in favore del Corato. Vergori, ancora per vice Domini, e quindi quarta, prova a liberarsi di un avversario, sfera ancora all'indietro per Camasta, e quindi ancora Vergori, che però viene pressato da Maiolo, cercano di esercitare pressione i calciatori dell'Ugento che recuperano la sfera in questo istante, poi la palla viene persa, contrasto maschio, lascia correre però l'arbitro Tropiano. Attenzione, adesso però il gioco viene interrotto, scontro maschio tra i calciatori delle due squadre, sembra dolorante il calciatore del Corato, serie di discussioni, ma a breve il gioco riprenderà. Sembra che non abbia preso provvedimenti il direttore di gara, va però a colloquio con i due calciatori, invita a calmare gli animi il signor Troppiano della sezione di Bari. E allora giro palla da parte della formazione nero-verde, Camasta, Vergori provano a pressare i calciatori dell'Ugento, poi Falconieri viene messo giù, quindi in gomma, e quindi ancora Godirin per quarta, giostra il pallone all'indietro, ancora per Ngom, da questi lo scambio per vice Domini temporeggia, poi serve sulla sinistra ancora Cristian Quarta, che punta l'avversario, prova ad entrare in area di rigore Quarta, ma è ostacolato da due casacche salentine. Buono il pressing da parte dei calciatori di Oliva, che impediscono al Corato di pungere oltre. Corato che addirittura è costretto a ripartire da Dario, non riesce a trovare Varchi, la formazione nero-verde. A Dario, ancora per Vergori, palla in avanti a cercare Falconieri e poi in Gom, e quindi Turei. Alla fine Falconieri non arriva sulla sfera e allora Signore va a recuperare la palla, rimessa laterale Otranto, palla per Sansò, lancio in avanti, la sponda di destra all'indietro, recupera la sfera vice Domini,
palla che resta in campo. Adesso a Godirin, prova la ripartenza il Corato, ora per Turei. Ancora lo scambio per Agodirin. Agodirin cambia tutto dall'altra parte dove c'è Quarta. Quarta braccato da due uomini. Palla, anzi no, la difende ancora Quarta. Quindi vice Domini, scambio di prima. Ancora con Ngom da questi per Santoro. Santoro si libera del numero 2 Palumbo, ma non dell'alto calciatore dell'Otranto. Aveva tentato l'incursione in solitaria. Nulla da fare per lui. Tenta allora di ripartire Lugento, lo fa con Maiolo. Poi alla fine manca la presa del pallone Pardo. Niente da fare. Pardo, per quello che è per Lugento, tra l'altro è il miglior marcatore, per lui 6 reti all'attivo, seguito da Maiolo e Sansò a quota 3, oltre che da Regnier, Castri, Paladino, Pasca e Ponzo. Questi marcatori sin qui della formazione salentina, ricordiamo guidata dal presidente De Nuzzo e oltre che dal direttore sportivo Bavone, dell'allenatore, abbiamo già detto, mister Oliva, che vanta un passato importante addirittura nell'Italia Under 18, giocato con calciatori come Del Piero e Flachi, carriera di tutto rispetto con Casarano, Sora, Catanzaro da calciatore, anche Di Domenico però, classe 76, ex calciatore del Corato, ex Perretti Matera ed anche ex allenatore del San Severo. Ancora Ngom, tenta lo scambio, poi Santoro dall'altra parte del campo, Turei con il tacco, poi Falconieri, Cincischia recupera il pallone però subito l'Otranto, aggancia la sfera il numero 10 Solidoro. Solidoro quindi per il numero 7, l'altro Solidoro viene messo giù. Terreno di gioco che sembra si inizi a diventare anche un po' scivoloso. I due Solidoro del Lugento, li ricordiamo, il numero 7 è Giuseppe Solidoro ed il numero 10 invece è Umberto Solidoro. È scoccata la mezz'ora intanto da poco più di 10 secondi. Il Corato vince per 1-0, ha sbloccato il risultato al minuto numero 18 Turei, lo ricordiamo, colpo di testa da cross di Quarta. Intanto ancora Solidoro, Giuseppe. Intercetta la sfera, ancora Otranto nel vivo dell'azione, Pardo prova a scambiare ancora la sfera con Ponzo, il pallone però viene perso e quindi Santoro, lo scambio ancora per Camasta, palla all'indietro per Addario, prova a ragionare con calma, con ordine la formazione di Di Domenico che adesso rilancia il pallone in avanti a cercare Turei, arriva però sulla sfera Falconieri. Ancora Falconieri, prova a difendersi dall'arrivo di due calciatori dell'Ugento. Attenzione, non è finita. Ancora Quarta, tenta direttamente la conclusione in porta! In due tempi, Esposito si salva. E beh, il terreno di gioco, dicevamo, campo pesante, sicuramente non aiuta ad avere un controllo efficace della sfera. Ancora Ugento con Pasca, rilancia il pallone in avanti la formazione giallorossa, palla che arriva però direttamente tra le braccia di Addario. Adesso Vergori per Vice Domini, ma questi poi per Lezzi, ancora Vergori, si guarda intorno, viene braccato da due casacche giallorosse e poi alla fine si esce il disimpegno per i calciatori del Corato, cambia la trama di gioco, Falconieri, lancio lungo sulla sinistra per Cristian Quarta, sfera agganciata, ma anche qui vedete controllo più che difettoso, lo ribadiamo anche in questo caso, il terreno di gioco certamente non agevola, soprattutto il gioco palla a terra, diventa un po' più complicato del solito. Pasca, Signore, palla in avanti ancora per Solidoro, pallone che viene perduto dai calciatori dell'Ugento e poi viene commesso fallo ai danni di Falconieri, punizione Corato.
Mercolato, che in questa corsa al vertice al momento ha come principali avversarie il Molfetta, il Martina, che distano entro un raggio di 4 lunghezze, e poi anche l'audace Barletta, impegnata nel derby contro il Barletta 1922, espressione storica della città, squadra guidata da Iannone, autentica rivelazione di questo campionato. Attenzione, il tentativo addirittura dalla distanza ad opera di, credo proprio, Falconieri, tentativo dalla distanza del numero 10, palla che è terminata al lato. Falconieri peraltro altro calciatore dal passato importante, in eccellenza e non solo, 9 reti nella passata stagione con lo Spoleto, poi ha giocato in C con il Sant'Arcangelo e con il Grosseto in Serie D. Grosseto, che lo ricordiamo, è una squadra che ha all'attivo partecipazioni in Serie B addirittura, in un anno addirittura sfiorò la Serie A ai playoff. Trentaquattresimo che scocca in questo istante qui al Ruvo, al Fausto Coppi di Ruvo di Puglia, sempre 1-0 colato. Adesso Attario per Vergori, palla per Camasta, Vergori, salgono i calciatori dell'Ugento, Maiolo effettua la pressione, riesce a recuperare il pallone, attenzione, prova a rendersi pericoloso l'Ugento, attenzione ancora Maiolo, niente da fare, poi Maiolo, ultimo tocco, tentativo coraggioso, intelligente da parte del numero 4 dell'Ugento, nulla di fatto però. Ancora colato in avanti, ma ancora un grande controllo di Maiolo, che ruba palla poi per l'Ugento, non riesce a tenerla in campo. E poi Santoro riesce a liberarsi di Solidoro. Ma non è finita, ancora adesso il pressing del Corato con Gom e con Quarta. E attenzione, pressing che riesce ancora, Falconieri difende la sfera con caparbietà, poi alla fine scarica la sfera su Quarta, l'apertura per lui, palla poi in mezzo per Agodirin che punta l'avversario, supera anche Sansone, non riesce a ottenere molto però, recupera però ancora la palla il Corato, serie di imprecisioni comunque da una parte e dall'altra. Corato che comunque riceve gli applausi del pubblico perché comunque sta gestendo sinora abbastanza bene questo vantaggio. Il Lugento però, come potete notare, cerca a più riprese di pungere, far male quasi inavvertitamente, ecco, ma io lo che avevamo menzionato prima, sembra uno dei migliori in tal senso. Adesso Solidoro ancora in avanti a cercare la Giuseppe Solidoro. Attenzione, intanto c'è un giocatore del Corato rimasto a terra fuori, numero 3 Santoro, poi l'arbitro ferma il gioco, l'arbitro Tropiano va a sincerarsi delle condizioni del numero 3 nero verde. Attenzione adesso a Dario, lancia il pallone in avanti, lo aggancia Quarta, sotto anche il rimbalzo favorevole della palla, ancora Quarta, la serpentina se ne va in area di rigore, ancora Quarta, grande giocata, attenzione, calcio di rigore, fallo ai danni di Quarta, adesso c'è anche un rigore in favore del Corato, da capire però l'entità del fallo, da questa postazione non si è capito se il tocco ci fosse stato oppure no, però adesso c'è il rigore
per il Corato, è stato quarta a procurarsi questo fallo al minuto numero 37, cercherà adesso di raddoppiare se non andiamo errati. Falconieri che sistema la sfera, Falconieri contro Esposito che è un altro portiere che ha la fama di palarigori, vedremo se riuscirà a superarsi anche questa volta. Pubblico di casa tutto in piedi, 38esimo, Falconieri contro Esposito, si attende il fischio dell'arbitro Tropiano. Ricordiamo fallo, presunto fallo perlomeno commesso ai danni di quarta, le immagini non aiutano a chiarire. Comunque rigore per il Corato, Falconieri dal dischetto contro Esposito, parte il numero 10, piazzato Esposito, c'è il raddoppio del Corato al minuto numero 38 e 30 secondi, cambia ancora il punteggio al Fausto Coppi di Lupo, Corato 2, Ugento 0. C'è il 2-0 per il Corato, sentite lo speaker in sottofondo. Grande entusiasmo qui al Fausto Coppi, il Corato appena raddoppiato sull'Ugento 2-0. Marcatore Falconieri, prima era stato però abile quarta a procurarsi il fallo da rigore. Però l'Ugento può reagire ancora. L'Ugento non molla e può soffrire di questo calcio di punizione. Vediamo a terra numero 9 Ponzo, se non vado errato. Ponzo è vicino a lui, c'è anche Sanso, dunque Ugento che può provare a riscattarsi immediatamente. C'è questo calcio di punizione, la posizione è un po' più indefilata. Corato che comunque quest'oggi sta sicuramente confermando tutta la sua forza, sta si spiega anche perché, insomma, formazione neroverde è prima in classifica, sicuramente sta mostrando un gioco corale molto interessante, anche individualità di spicco per il torneo. Certo, anche l'anno scorso era stata allestita un'ottima squadra, però come dire, il calcio spesso è la miniera dell'imprevedibilità. Il Corato però quest'anno sembra ad avere una macchina dove tutto funziona alla perfezione. Attenzione però intanto, perché l'Ugento sembra ci siano problemi fisici per il calciatore rimasto a terra, dovrebbe essere come detto Ponzo, addirittura hanno chiesto il cambio i giocatori, vedremo se verrà accordato, dunque potrebbe esserci, vediamo un po', esce zoppicante il calciatore dell'Ugento, viene applaudito con grande senso di fair play dal pubblico del Fausto Coppi, si allontana il numero 9. Esce zoppicando dal campo e ci sono anche dei giocatori che già si riscaldano nell'Ugento, vedremo chi prenderà il suo posto. Punizione Ugento, palla in mezzo da parte di Sansò, pazza poi la sfera, Turei Anzingom ha spazzato la sfera, tentativo di reazione da parte della formazione salentina, fa però buona guardia il sodalizio neroverde. Siamo intanto al 42esimo, 3 minuti più eventuale recupero alla fine del primo tempo, Corato in vantaggio, lo ricordiamo 0. I gol portano la firma dei due attaccanti Turei e Falconieri. Falconieri che adesso sale a quota 9 reti in questo campionato. Adesso Signore perde palla, attenzione, prova a recuperarlo ancora Falconieri che prosegue la sua corsa ma c'è fuori gioco. Tutto da rifare e possesso palla che torna in favore dell'Ugento.
palla all'indietro dove c'è Martinez e poi ancora Pasca. Pasca che viene pressato da un calciatore nero-verde, tentativo che non riesce, allora Lezzi lancia il pallone in avanti, Falconieri, e adesso giro palla per il numero 7 Solidoro, che perde la palla, Giuseppe Solidoro. Poi c'è ancora il tentativo di ripartenza, adesso la pioggia diventa quasi grandine qui al Fausto Coppi di Ruvo. Ripartenza Ugento, attenzione, ai 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 ai, il tempo qua è peggiorato notevolmente da un momento all'altro. Una grandine si sta battendo qui al comunale di Ruvo e c'è anche forte vento, e in queste condizioni meteorologiche avverse comunque l'Ugento riesce a guadagnare una punizione. Quarantaquattresimo intanto, manca un minuto più eventuale recupero alla fine del primo tempo. Vediamo chi andrà al tentativo da punizione. Sistemata la barriera nello verde dalle ultime indicazioni suoi anche a Dario, fischio dell'arbitro Tropiano, la conclusione, la deviazione, attenzione, palla favorevole per l'Ugento ma la palla termina fuori. Dunque punizione Ugento che non ha avuto buon esito, tentativo che dovrebbe essere stato, credo, di Solidoro, del numero 7. Intanto mancano ormai 15 secondi alla fine del tempo regolamentare, a breve l'arbitro dovrebbe effettuare il duplice fischio e mandare tutti negli spogliatoi. C'è il rinvio di pari di Addario, palla in avanti nella metà campo dell'Ugento, prova a giostrarlo Ngom, palla all'indietro per Falconieri, viene in suo soccorso ancora Ngom, quindi Vice Domini, giro palla Corato, ancora Vice Domini, il tempo scorre, siamo oltre il 45esimo, si gioca ancora giro scambi interessanti tra i calciatori del Corato, poi Falconieri, il pallone in area di rigore, Ago di Rin, niente rigore, anzi palla fuori, non c'è contatto. Sarà allora rimessa dal fondo per l'Ugento, si prepara a lungo rilancio, anzi no, Esposito serve subito Signore, protezione, perde ancora palla l'Ugento, la recupera Godirin per il Corato, palla all'indietro dove c'è Lezzi e adesso c'è Ngom, adesso la pioggia non c'è più ma in compenso ogni tanto arrivano folate di vento, si sentono fino in postazione. E dopo un solo minuto di recupero, al minuto numero 46, l'arbitro manda tutti quanti a bere un tè caldo. Può bastare così dunque per questo primo tempo. Il Corato chiude la prima frazione di gioco con un doppio vantaggio, 2-0. Reti che portano la firma di Turei e di Falconieri su calcio di rigore. Bene, da Domenico Brandoniso per il momento è tutto. Ci sentiamo per l'inizio dei secondi 45 minuti. Restate con noi. Centro Corbaglia, fisioterapia, riabilitazione e la nuova piscina riabilitativa per il vostro recupero funzionale. Centro Corbaglia a Casarano. Per info 339 8327 122. Visitate la nostra pagina Facebook e il sito corbagliariabilitazione.com.
Amici sportivi, rieccoci ritrovati sul canale 174 di Antenna Sud Eventi. Siamo qui per commentarvi il secondo tempo di Corato Ugento, incontro valevole per la 12ª giornata del campionato di eccellenza Trofeo Caffè Fadi. Ricordiamo, si parte dal 2-0 maturato nei primi 45 minuti. Ricordiamo brevemente i marcatori: al 18esimo Turei, al minuto numero 38 invece dagli sviluppi di un calcio di rigore invece è stato Bomber Falconieri, giunto al suo nono centro in questo campionato. Il più cordiale buon pomeriggio, soprattutto ben ritrovati, vi giunge da Domenico Brandonisio. Siamo direttamente collegati dallo stadio Fausto Coppi di Ruvo di Puglia. Nell'intervallo c'è stata un po' di pioggia, adesso però tutto è rientrato, si può giocare senza problemi. Nel frattempo ultime disposizioni e poi avrà modo di riprendere il gioco. Nel frattempo si sono accesi anche i fari. Ci scusiamo naturalmente con i nostri telespettatori, mi avvertono dei eventuali problemi di diretta, di collegamenti, dovuti anche al fatto che a quanto pare nei minuti precedenti ci siano stati dei problemi con la corrente. Adesso però tutto si è ristabilito, dunque noi non possiamo che augurarmi naturalmente buona visione per i tifosi del Corato, ma soprattutto per i tifosi dell'Ugento, che ci stanno seguendo tantissimi dal Salento, nella speranza anche che la propria squadra possa dare vita ad un secondo tempo più entusiasmante, ad un secondo tempo da protagonista, perché no? Il calcio, lo dicevamo prima, è la miniera dell'imprevedibilità, e l'Ugento sicuramente ha voglia di stupire. Una società seria, sana, organizzata, che sicuramente farà ancora parlare di sé in positivo in questo campionato. Prima però credo si stia testando la situazione del campo, i calciatori in effetti stanno provando a testare il pallone, perché lo dicevamo prima nell'intervallo, quindi nel periodo non collegato, si erano abbattuti vento ma soprattutto una copiosa pioggia sul terreno di gioco del Fausto Coppi. Il tempo per capire se ci sono le condizioni per poter riprendere il match. Comunico che i premi della lotteria sembrerebbe comunque di sì, perché alla fine, da quello che possiamo vedere qui dalla nostra postazione, comunque la palla riesce a scorrere in maniera più o meno significativa, quindi il pallone rimbalza, non ci sono grossi problemi per la sua circolazione. Quindi immagino che a breve l'arbitro consentirà la ripresa del gioco, e così è, almeno così ci sembra. L'arbitro Tropiano della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Spagnolo di Lecce e Fiore di Barletta, sta per ricevere l'ok dai suoi collaboratori, dai suoi assistenti. Sguardo al cronometro, si riparte! Riprendono dunque le ostilità tra Corato e Ugento. A inizio così il secondo tempo della sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di eccellenza pugliese Trofeo Caffè Fadi. Ricordiamo, una delle esclusive che vi offre il gruppo editoriale Distante, non è l'unica partita che vi stiamo trasmettendo, l'altra invece è Barletta Audace contro Barletta 1922, in diretta dal Manzichiapulin. Adesso Ago Dirin inciampa sul pallone, lo perde, possesso palla che dunque torna in favore dell'Otranto solo per un attimo, però Turei lascia il pallone a Vicedomini, quindi Falconieri prova a farsi largo, non ci riesce, recupera però prontamente la sfera Pasca che serve un suo compagno di squadra in avanti. Nel frattempo segnaliamo un cambio per l'Ugento, perché è entrato in campo il numero 14 Maselli. A breve cercheremo di capire possibilmente al posto di chi, vedremo se è stato questo l'unico cambio. Per quanto riguarda il Corato sembra non ce ne siano stati. È uscito dal campo per l'Ugento numero 9 Ponzo, cambio dovuto anche, come dicevamo prima, alle condizioni del calciatore, che sembrava verso la fine del primo tempo era apparso in condizioni piuttosto
Malconce. Ed eccoci qua allora. Palla in avanti, palla che scorre, la fa sua senza grosse difficoltà. L'estremo difensore Esposito dell'Ugento. Adesso Martinez, palla in avanti, poi la sponda di testa. Palla che termina sui piedi di Addario. Attenzione però. Perché nell'Ugento c'è stato anche un altro cambio, è entrato il numero 19 Musca. E cercheremo anche in questo caso di capire l'eredità di chi è riuscito a rilevare nel frattempo. Non vediamo più in campo, almeno credo, il numero 7 Solidoro, quindi potrebbe aver preso il suo posto. Comunque due cambi. Quindi è entrato Musca e scusate, il numero 14 che invece è Magagnino e non Maselli, Magagnino. Dunque doppio cambio per l'Ugento, si tratta di Magagnino e Musca. Adesso intanto Vergori, messa laterale Ugento. Adesso Sansò, palla nuovamente in avanti, palla in area di rigore dove non c'è nessuno, ha provato addirittura la conclusione del Solidoro, tutto da rifare. Dunque così ci sembra, intanto vediamo un po', c'è un altro cambio dell'Ugento ed è uscito il numero 10 ed è entrato il numero 17 se non vado errato. Dunque girandola di cambi per mister Oliva, dunque fuori Solidoro, dentro Sciacca. L'Ugento sostituisce il numero 10 Umberto Solidoro con il numero 17 Sciacca. Tutto questo dopo 4 minuti e 30, dunque se non abbiamo visto male già 3 i cambi esauriti dall'Ugento. È entrato in campo Sciacca, argentino, classe 93, ex Vieste per l'Ugento. E sono usciti nel frattempo, lo ricapitoliamo, Umberto Solidoro, Ponzo e anche l'altro Solidoro, Giuseppe. Dunque il numero 7 che non vediamo più in campo, quindi si tratta credo proprio di lui, e così è. Adesso ancora tenta il Corato di sfrecciare sulla fascia con Santoro, quel pallone viene intercettato da Esposito, ma credo fosse anche uscito dal rettangolo verde. Manovra ancora il pallone, anzi scusate, l'Ugento, manovra il pallone l'Ugento. Palla in avanti, la sponda del numero 17 Sciacca, niente da fare. Rimessa laterale per il Corato. Adesso con Camasta. Poi perde il pallone incorato, subisce fallo uno dei calciatori nero-verdi. Dovrebbe essere stato, credo, Vergori. Punizione subito battuta. Vice Domini si guarda intorno, palla all'indietro dove c'è il numero 5, ancora Vergori, e poi il numero 6 Camasta. Palla ancora in avanti, pallone che scorre, poi Falconieri viene anticipato. Rimessa laterale Corato, ancora in avanti a cercare Ago di Rin. Altra rimessa per il Corato.
fase di stallo del match. Vice Domini riceve la palla da Santoro. Ora Santoro si libera di un avversario, ancora Vice Domini dal velo per Ngom. Ngom prova a sfrecciare, serve a Godilin. Godilin, gioco palla a terra del Corato, adesso palla dall'altra parte del campo a cercare Lezzi con il tacco, poi è molto bravo Turei, poi ancora Lezzi, il pallone in mezzo, niente da fare, però gran bella giocata questa del Corato, frutto di quando individualità e collettivo si mescolano in maniera efficiente provocano risultati interessanti. Adesso Esposito a cercare Pasca. Pasca, palla in avanti a cercare Pardo, all'indietro perde la sfera il numero 11 per Falconieri, di partenza Corato dall'altra parte del campo dove c'è Quarta, freccia Quarta, entra in area di rigore, punta l'uomo, ancora Cristian Quarta, si fa largo in mezzo a due, poi lo scambio per Agodirin, attenzione, il gioco prosegue, incursione Corato frenata sul più bello, e allora però può ripartire l'Otra, tocca tanto campo davanti a sé, attenzione, poi sbaglia qui la ripartenza la formazione salentina, che se concretizzata meglio poteva davvero pungere lì nella metà campo del Corato. Attenzione però, adesso la palla ha evidenti problemi di circolazione, adesso Pardo, serve Maiolo, da questi poi indietro dove c'è Sansò, prova a salire il numero 8 dell'Ugento che va addirittura alla conclusione, palla che termina al lato. Occasione Ugento all'ottavo minuto, tiro però poco preciso da parte di Sansò. E allora il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Corato. Fiammata intanto dell'Ugento, come avete potuto vedere prima. Palla in avanti, la sponda di testa è buona di Quarta a cercare Agodirin, ancora la pressione del numero 9 Xnardò che non riesce. Poi attenzione, ancora possesso palla per il Corato, Nero Verdi in attacco con Falconieri, avanza Falconieri, lo scambio ancora con Agodirin, sfera che viene perduta, la recupera quindi l'Ugento che riesce a servire in avanti Pardo, poi Pardo non riesce ad andare oltre Lezzi, recupera Vice Domini per il Corato che trova il varco buono per Turei e quindi Agodirin, anzi Gom, palla all'indietro ancora per Vergori, attimo di difficoltà per il Nero Verde di Domenico, palla che termina fuori. Rimessa laterale per l'Ugento. Signore, si guarda intorno. Palla in avanti, lo stop con il petto, quindi Sciacca riceve la sfera da Pardo, ancora Sciacca, palla all'indietro per Sansò, fa girare ancora il pallone per il numero 14 Malagnino, poi attenzione ancora l'Ugento, il pallone in mezzo, l'inserimento da parte di Sciacca, c'era fuori gioco, anzi no, un attimo che no, anzi c'è stata deviazione, scusi, chiedo venia da parte della, credo di Addario, del Corato sull'incursione di Sciacca, pertanto calcio d'angolo in favore dell'Ugento. Occasione per la formazione salentina, traversone, palla in mezzo, colpo di testa e ce la rete, il 2-1 dell'Ugento che riapre la gara. Perfetto l'inserimento di testa da parte di un calciatore dei giallorossi che a breve cercheremo di identificare, si tratta del numero 3, signore dunque, è stato Signore ad accorciare le distanze per l'Ugento. Da un corner dunque battuto dalla destra, Signore è riuscito a trovare il guizzo decisivo per battere Addario, dunque 2-1, Ugento che accorcia le distanze, partita riaperta dunque. Thank you.
Dunque ricapitoliamo brevemente i cambi dell'Ugento. Pozzo esce, entra Mosca, Solidoro Giuseppe fuori al posto di Magagnino e poi Solidoro Umberto sostituito al suo posto Sciacca. Dunque questi tre cambi in ordine dell'Ugento. Ugento che prova ancora ad attaccare nel frattempo. Adesso però ancora il Corato in avanti, attenzione, calcio di punizione, addirittura vorrebbero il cartellino i calciatori neroverdi, richiesta che ovviamente non viene accolta dal direttore di gara. Attenzione però, c'è anche, anzi un doppio cambio in arrivo per la squadra guidata da Di Domenico. Abbiamo due giocatori vicino alla guardalinea, pronti ad entrare. Vedremo questi cambi se verranno effettuati prima o dopo il calcio di punizione. Intanto siamo giunti al tredicesimo, la partita torna a riempirsi di emozioni qui al Fausto Coppi di Ruvo. Adesso non te lo vuoi mettere, non c'è l'ora. E allora punizione in favore del Corato sul punto di battuta, credo Vice Domini forse. Vediamo i cambi se vengono effettuati adesso oppure dopo. Adesso dunque. Sembrerebbe ora. A breve sapremo fornirvi ulteriori dettagli. Anzi no, eccolo qui, effettuato l'altro cambio. E allora a breve cercheremo di identificare i calciatori che sono entrati e quelli che sono usciti. Vediamo in campo il numero 18. Olibardi dunque è entrato in campo. Ed è uscito Agolirin, questo per il momento. Intanto punizione Corato, la punizione, la respinta. Agodirin, tentativo di Falconieri da punizione. Numero 19 di Federico. Dunque di Federico al posto del numero 9 Agodirin. Dunque questo è il cambio per il Corato. Dunque sembrava ci fosse stato doppio cambio in realtà. Sostituisce anche il numero. E così è infatti. È uscito Turei, l'autore di uno dei due gol. Ed eccolo qui, quindi tutto confermato. Allora facciamo chiarezza, dunque è uscito Agodirin, il numero 9. Al suo posto è entrato Di Federico e poi è uscito Turei al suo posto Olibardi. Dunque in campo il numero 18 ed il numero 19. Numero 19 è Di Federico, il numero 18 Olibardi, peraltro under classe 2001. Ancora Pardo per Maiolo, attenzione, prova a farsi vedere adesso l'Otranto. Pardo, punto il capitano Vergoli, prova a mettere il pallone in mezzo, tentativo infruttuoso. L'Ugento che dopo il gol del 2-1 adesso si sta riversando in avanti, crede nella rimonta, impresa non facile comunque al cospetto di una squadra che sicuramente quest'oggi sta dimostrando il suo valore consistente per la categoria.
ancora palla di testa parte dell'Ugento, quindi Martinez all'indietro per Esposito, pressione però da parte del nuovo entrato di Federico. Adesso palla ancora in avanti, prova a farsi vedere l'Ugento, recupera però palla il numero 4 Vice Domini, ancora per Olibardi, braccato da due uomini, il numero 18 nero verde del Colato. Olibardi poi però trova l'apertura per Di Francesco, anzi per Fusate Falconieri, palla in mezzo, attenzione, combina poco qui il Corato, resta però sempre in pressing costante, sempre in possesso del pallone. Falconieri ora all'indietro, dove c'è Ngom, si libera di un avversario, non basta, recupera però ancora il pallone la formazione nero-verde, ancora con Santoro, giro palla dei nero-verdi, sempre in possesso palla Corato, palla scaricata su Ngom, ancora all'1-2, lo scambio però non riesce, non si capiscono i calciatori in casacca nero-verde, fa proseguire l'arbitro nonostante il contrasto piuttosto maschio. Ora Olibardi lo scambio ancora per Falconieri, prova a trascinare i suoi, palla indietro dove c'è Vice Domini ancora scarica la sfera su Olibardi con il tacco, Falconieri per quarta, ancora quarta, si accentra, tenta lo spunto per il 19, non c'è gol, palla che termina fuori, tentativo pericolosissimo però del numero 19 di Federico, una sassata dal limite dell'area molto pericolosa che ha dato l'illusione ottica del terzo gol del Corato, terzo gol che non c'è. E intanto c'è stato un altro cambio per quanto riguarda l'Ugento, cerchiamo di rendervene conto a stretto giro. Girandola di cambi che potrebbe non esaurirsi, anzi siamo intanto quasi al 20esimo. Dovrebbe essere entrato in campo per l'Ugento il numero 20 Paladino. Breve cercheremo di capire al posto di chi. Comunque in campo il numero 20, attenzione! Ugento proprio ora in avanti. Ugento che cerca di rendersi pericoloso, possesso palla in favore dei salentini. Messa laterale ancora per l'Ugento. Dunque è uscito Sansò nell'Ugento ed è entrato Paladino. Questo dunque quanto ci viene comunicato. Dunque segnaliamo il quarto cambio, se non andiamo errati, per l'Ugento. Dunque, quarto cambio. Messa laterale adesso, che torna in favore del Corato. Torniamo in cronaca diretta dunque, 21esimo minuto, 20 secondi, 2-1 tra Corato e Ugento, ma adesso il Corato è in avanti di Federico, è stato anticipato. Neroverdi che possono usufruire di una rimessa laterale. Va a recuperare con calma
la formazione neroverde. Il pallone si prepara ad una nuova rimessa laterale che viene battuta in questi istanti. Palla in mezzo! E questo è un grandissimo gol. C'è il 3-1, inserimento vincente di un giocatore del Corato che la cerchiamo di riconoscere. Inserimento perfetto, l'assist proveniente dalla sinistra. Dovrebbe essere stato proprio Di Federico il marcatore. Di Federico dunque, ve lo confermiamo, al 22esimo del secondo tempo cambia ancora il punteggio. 3-1 per il Corato. Ha segnato per il Corato Savino! Anzi no, è Leonetti, chiediamo, rettifichiamo, è Leonetti, è stato l'ultimo calciatore entrato per il Corato. Dunque Leonetti il marcatore. Ultimo calciatore del Corato entrato, ma la girandola di cambi non si esaurisce qui, perché sta per uscire anche quarta, è uscito quarta. Il Corato sostituisce il numero 7, quarta, con il numero 16, D'Arcante. È entrato dunque D'Arcante al posto di quarta. Dunque questo è l'altro cambio. Tanti cambi da una parte e dall'altra che però non ci vengono segnalati a tempo debito. Quindi ci scusiamo con i nostri. Quindi sì, è così. Vi riconfermiamo dunque il cambio, quello appena effettuato dal Corato, con l'inserimento di D'Arcante e poi anche quello di Leonetti. Cambio che però non è stato comunicato dallo speaker ufficiale, credo. Quindi ci scusiamo con i nostri telespettatori, però comunque Corato in campo con il numero 20. La terza rete che sta spostando decisamente l'ago della bilancia in favore di Nero Verdi in questo confronto, dove comunque l'Ugento si sta facendo valere. Palla in avanti, poi viene rispazzata nuovamente. Ora palla all'indietro, dove c'è il numero 4 Maiolo. Palla in avanti per l'Ugento, troppo lunga però per gli interpreti offensivi della formazione salentina. Ha provato il numero 17 Sciacca a fiondarsi sul pallone, tentativo che non ha sortito gli effetti sperati. Attenzione intanto, ancora il Corato in avanti, tentativo che però viene, non ha buon esito. Allora tenta il contropiede l'Ugento, prova a farlo con numero 20 Paladino, ancora giro palla, poi con Martinez, anzi Maiolo. Adesso si scarica la sfera su uno dei difensori giallorossi.
palla ancora all'indietro. Siamo nel frattempo giunti al 26esimo minuto, quasi 27esimo minuto. Il Colato vince per 3-1 sullo Gento, che comunque sta disputando una buona partita. Adesso nel frattempo la notizia in queste parti che ha anche smesso di piovere, quindi tutto regolare. Attenzione, palla in mezzo, occasionissima qui, potenziale per l'Ugento, con Pardo credo si è ritrovato un pallone d'oro sui suoi piedi, non è riuscito però a calciare, non è riuscito a concludere. Attenzione, intanto fallo commesso ai danni di un calciatore giallorosso, e c'è il cartellino giallo ai danni di un calciatore del Corato, che va ancora a protestare. È il numero 16. Si tratta proprio del neoentrato D'Arcante. Dunque un altro ammonito per il Corato. Attenzione, punizione Ugento. Intanto la conclusione che è stata murata, tentativo è stato di Paladino. Allora, nel frattempo mi informano anche sull'ultimo marcatore del Corato, perché lo speaker ha pronunciato, ha detto che il marcatore è stato Savino Leonetti, che però indistinta a noi risulta essere il numero 20 dei neroverdi, ma in realtà in campo noi di numero 20 dei neroverdi ancora non vediamo nessuno, se non il numero 19 di Federico. Quindi cercheremo quanto prima di chiarire questo equivoco. Di certo c'è solamente la marcatura del Corato, la terza marcatura del Corato, e comunque la reazione dell'Ugento che non manca. In tutto questo siamo comunque giunti alla mezz'ora, 30esimo minuto e 25 secondi, siamo sul 3-1 per il Corato. Palla in avanti per Falconieri, all'indietro per Santoro, e poi ancora D'Arcante spazza la sfera il calciatore giallorosso. Quindi Paladino per l'Ugento, intercetta la sfera, la rilancia in avanti, pallone che forse voleva cercare Pardo ma che invece è terminato sui piedi di Addario, che blocca la sfera senza nessuna difficoltà. Tutto rientra dunque, rilancio in avanti, sfera nuovamente spazzata, adesso sta venendo meno la precisione da ambo le parti, con il Corato che cerca anche di addormentare un po' il gioco. Però seguiamo questa azione offensiva con il numero 2 Lezzi, che non riesce ad intendersi tuttavia con Olibardi, numero 18.
Adesso Lezzi, pallone fuori. Intanto cambio per il Corato, nuovo ingresso per mister Di Domenico. E adesso è entrato in campo il numero 20 che avevamo chiamato prima. Il Corato sostituisce il numero 10, Falconieri. Va fuori Falconieri, pertanto un altro dei marcatori di quest'oggi. Con Di Federico. Ah, ecco, quindi l'equivoco è presto spiegato, amici sportivi. Quindi il gol è stato di Leonetti, che indistinta è indicato col numero 20, però invece indossa il numero 19. Quindi c'è stato un errore nella distinta, perché al contrario Di Federico indossa il numero 20. Quindi ecco risolto l'equivoco, amici sportivi. Dunque il marcatore del Corato è stato effettivamente Leonetti, anche se è indistinta, c'era scritto altro. Dunque ci scusiamo ancora per l'errore di prima, tanto questo errore indistinta, però finalmente l'equivoco è stato chiarito. È Di Federico ad avere la 19, anzi scusate, Di Federico ad avere la 20 e Leonetti ad avere la maglia numero 19. Ecco risolto finalmente l'equivoco. Ancora Lugento, intanto in avanti con Pardo che prova ad andare sul pallone, combina poco. Quindi non c'era stato nessun cambio che in realtà ci era sfuggito, ma semplicemente un errore in distinta. Chiediamo ancora una volta scusa a chi ci segue. Ok, torniamo in cronaca diretta, il gioco riprenderà dal minuto numero 34 con una rimessa dal fondo di Addario, battuta in questo istante. Palla fuori intanto. Rimessa per Lugento, frattempo faccia gli scarpini anche d'Arcante. Lugento in avanti, allora spizzata di testa da parte di Musca a cercare ancora Maiolo. Attenzione però, tenta la chiusura un calciatore del Corato che era andato in pressing, poi ancora Maiolo per l'Otranto, anzi scusate, per Lugento, riceve il pallone. Poi prova ad uscire dalla propria metà campo, il Corato ci riesce, aggancia la sfera il numero 18 Olibardi, Olibardi in mezzo a due, poi alla fine la palla si perde e termina fuori. Corato che adesso contiene, cerca di difendere il momentaneamente rassicurante vantaggio su Lugento. Lugento che però non molla e vuole quantomeno onorare fino in fondo questa partita. Ancora Ngom, se ne va Ngom, prova a convergere centralmente con Leonetti, con Di Federico. Niente da fare, palla sui piedi di Esposito che rilancia in avanti. Palla in avanti adesso Vergari, la difende ed impedisce a Pardo De Lugento di pungere. Sistema accuratamente il pallone ancora una volta, pari di Addario. Lancio lungo in avanti. La sponda di testa di Di Federico. Cercare Leonetti, tentativo che non riesce. Attenzione però, ripartenza del Lugento con Pardo che però è in posizione irregolare. Dunque deve rimandare l'appuntamento con il gol numero 11 dei giallorossi. Grazie.
37esimo intanto. Ancora possesso palla in favore dell'Ugento. Ha ripreso, ancora a piovere. Intanto Pasca c'era il pallone da Martinez e poi Signore. La fine svirgola il pallone Lezzi. Prova a tuffarsi sulla sfera al contrario Musca, che viene atterrato fallosamente. C'è calcio di punizione in favore dell'Ugento. Trentasette minuti, 35 secondi. Sistema il pallone numero 20 Paladino. Si sistemano in barriera anche i calciatori del Corato. Minuto numero 38. Dunque si giocherà per altri 7 minuti più eventuale recupero, fischi del pubblico di casa. Paladino, numero 20 dell'Ugento, è pronto ad andare alla battuta di questa punizione. Si attende il fischio da parte del signor Tropiano della sezione di Bari. Fischio che arriva in questo istante. Parte Paladino, attenzione. Forse tocco con il braccio, ma forse sarà stata illusione ottica. Rilancio in avanti ancora dell'Ugento, che non riesce. Quindi Vice Domini riesce ad allontanare il pallone dalla propria area di rigore. Tempo poi scontro tra i due giocatori. Il gioco riprenderà con una rimessa laterale in favore del Corato. Lancio in avanti, troppo lungo. Pallone che ritorna tra le braccia di Esposito, che subito consegna il pallone a Pasca. Da questi per Martinez. Guarda intorno, poi servito nuovamente Pasca. Da questi per Signore. Signore poi lo scambio con Paladino. Ancora per Pasca. Quindi riceve ancora la sfera Maiolo, che la perde. Può approfittarne allora Leonetti. Se ne va Leonetti tutto solo, ma infatti troppo isolato. Alla fine l'Ugento riesce a fermare la sua corsa in qualche modo. È proprio la formazione salentina, prova ad attaccare nella metà campo del Corato. Pallone che adesso è tra i piedi di Signore. E poi Paladino. Paladino, il cross in area di rigore a cercare Musca, tentativo che non ha gli effetti sperati. Quarantesimo intanto, che è scoccato da circa 20 secondi. Meno di 5 minuti più eventuale recupero alla fine dell'incontro. Ricordiamo, il Corato sta vincendo per 3-1. Ricordiamo i marcatori, si tratta di Turei, Falconieri, poi il 2-1 dell'Ugento, che è arrivato con Signore, ed infine al 22esimo minuto della ripresa è stato il tris nero-verde con Leonetti. Adesso D'Arcante, gioco interrotto, commesso fallo credo i suoi danni, pertanto punizione in favore dei nero-verdi. C'è un altro giocatore del Corato che dovrebbe entrare in campo. Ahimè, la lavagnetta è troppo piccola per capire bene l'ingresso dei calciatori. Fuori in gomma. Entra il 15, Quacquarelli, eccolo qui, ci è appena giunta comunicazione del cambio. Dunque fuori in gomma, dentro Quacquarelli, numero 15 come annunciato anche dallo speaker. Lancio in avanti di D'Arcante a cercare di Federico.
poi Esposito rilancia il pallone subito in avanti, non molla tuttavia il Corato, anche se ormai le due squadre stanno difettando da un po' di tempo in precisione. Messa al laterale per i neroverdi, affidata a Lezzi. Ancora Lezzi, palla in avanti, però non riesce a tenere il pallone in campo la formazione padrona di casa. È stato proprio qua Quarelli che ha toccato il suo primo, se vogliamo, sfortunato pallone. Pasca, Martinez, ancora per Signore, da questi per Pardo, poi Paladino, fa girare palla il numero 20 dell'Ugento, e poi ancora Martinez che invita Palumbo a salire. Palla all'indietro, ancora giro palla dell'Ugento, bel giro palla questo della formazione salentina, sicuramente deve ripartire dalle cose positive, dalle buone trame positive che comunque si sono intraviste in mezzo al campo, la formazione di Oliva. Intanto Pardo scodella il pallone in mezzo all'indietro per Maiolo, il tiro potente è stato respinto, non è finita. Pasca, pallone che scorre ancora per l'Ugento, un plauso che va fatto all'Ugento perché nonostante la forza del Corato i salentini se la stanno giocando comunque a viso aperto quest'oggi. Attenzione intanto, ancora Leonetti, poi non riesce a sfondare per il Corato. Ci avviamo verso la conclusione di questa gara, 43 minuti e 40, 1 minuto e 20 più recupero alla fine dell'incontro. Palla all'indietro ora per Martinez. Paladino scarica il pallone in avanti dove c'è Pardo, ancora Paladino braccato da Di Federico, e poi Maiolo, non molla la presa Di Federico, difende il pallone, poi buona questa trama, attenzione triangolazione, c'è Paladino che tenta la conclusione, murata fortunosamente da un calciatore in maglia neroverde. E poi attenzione, palla che scorre, attenzione, brivido qui per il Corato, anche se c'era anche fuori gioco. Buon per il Corato perché la linea difensiva neroverde stava andando un attimino in difficoltà in questo frangente. E nel frattempo potete notare i tifosi del Corato che stanno esultando per questo successo. Oggi hanno letteralmente gremito in ogni ordine di posto il Coppi di Ruvo di Puglia. Intanto tentativo, conclusione da parte di Olibardi, intercettato senza grosse difficoltà da Esposito. Quarantacinquesimo intanto che è scoccato, dovrebbero essere stati assegnati credo 4 minuti di recupero. Mentre cerchiamo di accertarci, intanto il Corato prova a difendersi ancora dall'Ugento. Corato che per effetto di questa vittoria sale a quota 28 punti e difende dunque il suo primato a prescindere al di là di quello che maturerà dagli altri campi. L'Ugento al contrario resta a quota 18 punti e naturalmente deve sperare in passi falsi o mezzi passi falsi di Molfetta Martina e Otrani, una di queste tre, per cercare di mantenersi sempre lì a ridosso nella zona playoff per poi giocarsi il tutto e per tutto nelle giornate a seguire. Adesso ancora Martinez, c'è il pallone poi per numero 5, ancora Martinez, siamo intanto al 47esimo, palla che scorre,
per pari di Attario, che la intercetta, la fa sua senza grosse difficoltà. Ancora Attario, la rilancia in avanti nella metà campo dell'Ugento, la intercetta Maiolo la sfera. Maiolo prova a ripartire, a tuffarsi nella metà campo con Latina, non trova tuttavia spazi. Ancora lo scambio con Palumbo, ancora Maiolo in difficoltà, recupera il pallone il Corato. Con la formazione nero-verde in avanti, tenta il pressing, credo Leonetti. Tanto il pubblico di casa si alza anche in piedi. Il battimani a favore di una squadra che sicuramente ha fatto divertire non poco il suo pubblico, la sua gente. L'Ugento però questo secondo gol vuole cercarlo in qualche modo. Vedremo se ci riuscirà, ancora credo ancora un minuto di tempo per farlo. Siamo al 48esimo. Tanto palla che viene spazzata in avanti da parte di Martinez. Palla che termina abbondantemente fuori. Corato che è impegnato, lo ricordiamo, la prossima settimana sfiderà nella semifinale di ritorno il Gallipoli per poi passare, assicurarsi il posto in finale. Corato che comunque fece bene in Coppa anche nella passata stagione, arrivando in finale, ma perdendo contro il Casarano, uscendo sconfitto dal doppio confronto con la formazione rosso-azzurra oggi in Serie D. Ancora 20 secondi da giocare. Si riparte con il possesso palla in favore dell'Ugento. Se ne va Palumbo, poi la sfera termina fuori. 10 secondi. Poi l'arbitro decreterà la fine delle ostilità. Messa laterale, palla in avanti. Non si gioca più, arriva il triplice fischio del direttore di gara, il signor Tropiano Riccardo della sezione di Bari. Dunque può passare così dal Fausto Coppi, si chiudono le ostilità tra Corato e Ugento al Fausto Coppi di Ruvo di Puglia. Dunque 3-1 il risultato finale. Ricordiamo brevemente i marcatori: per il Corato hanno segnato Leonetti, Falconieri e Turei, per l'Ugento invece è andato a segno Signore, che ha provato a riaprire la partita portandosi su 2-1. Corato che dunque per effetto di questa vittoria sale a quota 28 punti, l'Ugento invece resta fermo a quota 18. Corato che adesso va a ricevere l'applauso del suo pubblico, Corato che ha legittimato il risultato grazie ad una buona prestazione, grazie ad un ottimo connubio tra individualità e collettivo. L'Ugento però non ha affatto sfigurato, anzi è rimasto in partita per larghi tratti in questa gara, anche dopo il 3-1 non ha mollato e ha continuato ad attaccare. Nel prossimo turno il Corato sarà di scena in trasferta contro il San Severo, l'Ugento invece riceverà in casa il Gallipoli in un derby tutto salentino, in un derby tutto leccese. Bene, dal Fausto Coppi di Ruvo di Puglia è tutto, il più cordiale buon proseguimento di serata vi giunge da Domenico Brandonisio. Dunque continuate a seguirci, continuate a seguire le reti del gruppo editoriale Distante. Grazie a tutti quanti voi, arrivederci. Fisioterapia, riabilitazione e la nuova piscina riabilitativa per il vostro recupero funzionale. Centro Corvaglia a Casarano. Per info 339 8327 122. Visitate la nostra pagina Facebook e il sito corvagliariabilitazione.com.